Nella puntata precedente. No, ma terra, no, terraiolo, terraiolo. E tutto quello che serve per guardate, guardate, sono Pita, guardate, ciao, sono Pita. Andiamo a vedere anche quello perché non ce ne frega un cazzo. I Mega Generali Galattici. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, ce lo avete chiesto, siete stati accontentati. I Templari Neri della Crociata Armageddon scendono in campo per affrontare le orde dei Pelle Verdi nella prima puntata di MGG The Battle. Oggi al Modena Play, per voi e solo per voi, i miei Templari Neri affrontano le orde di Huge, l'orco capoguerra più importante di tutta la storia degli orchi capoguerra. E sicuramente il più bello, guardalo lì. Quello che ha detto lui, ma verde! E solo su questo campo di battaglia si deciderà il fato di Armageddon e qui si forgeranno gli uomini veri. Veramente? Sì. Così mi metti ansia però. Quindi tenete a freno tutti quanti gli istinti perché adesso qui è ora di far parlare i dadi. Che sta succedendo? Qui si combatterà. Tieni a freno gli stinchi. Tieni a freno gli stinchi perché gli stinchi poi scappano. Sono importanti. Direi che ci giochiamo... Il Moro. Ci giochiamo il Moro. Ci giochiamo. Per avermi entrato. Ci giochiamo il Moro questa sera. Noi siamo gelosi. Prima sera del play ci giochiamo il Moro. Va bene, sono d'accordo, sono qua alla mano. Per una volta non sarò di tutti, ma sarò. Bravo, esatto. Sarai singolo per uno di noi. Allora, come promesso, porto in battaglia i modelli che ho assemblato e dipinto per MGG, ossia questa valorosissima squadra crociata, a cui assegnerò alcuni elementi della mia forza di Templari Neri. Quindi, un Dreadnought Ironclaw, il Pax Day, un Dreadnought Ironclaw, il Pax Day, il mio fedelissimo campione dell'imperatore Conrad, che ha ucciso più orchi di quanti se ne possa ricordare, il mio maresciallo Grimaldus, perché così bisogna mettere un Grimaldus, che contro gli orchi un Grimaldus ci sta, accompagnato dalla sua guardia del corpo di Terminator, che affronteranno le orde di Huge, che adesso vi descriverà la sua composizione dell'esercito, e tirerò i dadi fantastici dei Templari Neri. Guardate qua che roba, che figata. Huge, descrivici un po' il tuo esercito che hai fatto in questo MGG. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, questo esercito è verde ed è anche tigrato e quindi spacca. Per questo motivo ho scelto delle cose che spaccano e hanno tante seghe. Guardate quante seghe, guardate quanti artigli, guardate che ammazza che mazza. Ci sono cose veloci, ci sono cose numerose, ci sono cose scatolose. Tirare i dadi. Si capisce che non ne capisco. Il piano benissimo. È picchia quello più grosso che poi gli altri scappano. Noi non scappiamo mai, perché il dovere termina solo con la morte, quindi ci incontreremo se insisti, e porteremo avanti l'onore del capitolo. Io volevo risolvere la terra a luce di vino, ma se insisti... È finito il vino. Quindi che vinca il migliore. Grazie. Grazie. Ho detto grazie. Con quale arroganza, ho detto anche grazie. Va bene. Allora, la prima fase iniziamo a schierare le nostre truppe, giusto? Okay. A quanto si schiera, Ale? Credo a 12 pollici, giusto? 12 pollici.
Io con questi Terminator, che ovviamente sono dotati dell'armatura tattica corazzata, entrerò in attacco in profondità. Quindi cominciamo a trassare. Questi qui non li vedrai fino a che non arriveremo a distanza di martello, amico Huge. Quindi ti teletrasporti a mezzo pollice. Esatto, il mio campione dell'imperatore invece ha come voto quello di uccidere il tuo capoguerra, così si dirigerà verso il tuo capoguerra. È lui. Sì, non li scelgono per l'intelligenza. Non è vero. Cercando di staccargli la testa dal collo, mentre la squadra crociata accompagnata dal Pax Day e dal mio capitano terrà il centro frontale della mia armata. Quindi io inizierò a schierare, quindi. Ma scusa, perché devi cominciare a schierare tu? È vero. No, io pensavo che andassi in ordine di figaggine, però non cominciamo a trassare. Hai ragione. E beccati sto 2. Questo è un 6 templare. Iniziamo la partita col botto. Quindi inizio a schierare io, come ecco stavo dicendo. Vedi, io già lo sapevo. Inizio io per primo perché ho vinto io, finito di scalare per primo. Sono il pareggio, ma tu hai, cosa fai? 10, 5, 6. Ma c'è una missione, sono degli obiettivi, c'è un... Devo ammazzare il generale. Ok. Così del botto, va bene. Questi c'hanno martello tuono e scudo tempesta tutti quanti. E c'è il confratello. Questo c'ha la spada potenziata, questo c'ha la lama reliquia e il termico. Questo c'è normale, questo c'ha il termico e le due armi. Cose buffe. Allora, prima c'è la fase degli eroi, giusto? Fase degli eroi che... cosa c'è da fare, bello? Hai qualcosa da... Ti vuoi dichiarare la WAG? Ti vuoi arrendere? Voglio dichiarare che tu ti arrendi. Ah, tutti i miei modelli hanno un tiro invulnerabile al 5 e 1 e 2 per ferirli è sempre un fallimento, ma se mi spari non ho il vantaggio della copertura. Chi? Va bene, tutti i miei modelli, perché devo scegliere un voto. D'accordo. Io aspetta che devo ancora capire chi sono. Allora, io non ho nulla da dichiarare, immagino. Brigadiere, quindi avanzo come se non ci fosse un domani. Bravo, vai! Avanzo e sparo e avanzo. 5 pollici. Si muove del doppio se si marcia. No, è un valore di movimento più un di 6, se si avanza. Allora marciano. Ah, paura, ti incominciano a tremare le gambine. I dadini più che altro. La scatolozza. Muove di 6 normale, easy peasy. I mega capi e il capo in mega armatura corrono. Capo in mega armatura, ricchissimi 2 pollici. Di quanto muoverà il capo in mega armatura? Cinque, 2-7. Mega capi, 5-4-9, molto meglio. Lattine avanzano di loro 6 pollici felici. Ciao! Qui siamo
uomini veri. Ma dai, insomma, basta. Perché solo i Templari neri reclutano gli uomini veri. Stiamo dipingendo delle miniature. Siamo appassionati. Fra un po' insegneremo agli orchi cosa devono fare. Ok, ho messo con il mossabile. Spariamo con lo sparabile. Questi hanno marciato, quindi nulla. Lui non ha un cazzo. Loro hanno le armi delle lattine. Sì. Per cui hanno uno spara grosso e lo spariamo sull'unità di fronte. Questi? Yes. Sono 5, 3, 36 pollici. Siamo pure in corta. No, sì. Quindi sono 5 colpi. Ad AC4. Ad AB4 volevo dire. 5 colpi, hai copertura? No, ma tanto te la nego perché do il voto che te la... Non l'applico. Ok, quindi al 4. Vai. Allora, ne è entrato addirittura 1. Forza, 5. R... Allora... R... R4. Al 3. No. Poi abbiamo... Allora, un bazooka delle caccole che va a 18 pollici, quindi arriva. Pesante 2 di 3. Sei pronto? Pesante 2 di 3, vai. Sono 3 e 1, 4. Sì, ti sei mosso giusto, quindi soffri, sì. Sottrai 1. Ma pesante sul camminatore non no, è che... No, solo sul quello titanico. Ah. Quindi al 5. Sì. Eccole 3. Forza. Allora, forza 6. Al non è più del doppio, quindi al 3. Wow! Dai AP. Dai AP. Abbiamo una bellissima VP di 0. Ah, è un'area però. Area dire che... se sono più di... Al 5. Un altro dentro. Un altro ferito. 4 in tutto. Ok. Io ho salvezza. Salvezza 3. Vadi, contessa. Tu non dai AP? Al 3. Uno entra. Uno, hanno tutte ferite. Tutti due ferite, quindi un iniziato prenderà una ferita. E l'ultimo è uno sparamissili. Sono 3 colpi perché ha d'aria anche lui. Sono 2 dentro. È fortissimo. Fortissimo, ragazzi, artiglieria orchestra, cioè non è che stiamo. Forza 8. Forza 8, R4 o 2. Ok, 2 dentro. Dai AP. E ho meno 2. Meno 2. Quindi io al 3 andrei al 5. È indifferente, salvo al 5. Uno salvato e uno. Però sono 3 danni a colpo. E niente, è uguale. Eh? È uguale. Uno morto. Perché devo assegnare a lui e muore a tutti male. Primo sangue, primo sangue. E... Wog! Ti senti figo che hai ucciso il mio Giovanni il Templare? Sei tu che l'hai rimosso per primo, potevi rimuovere il generale. Ma anzi, pensare a rimuovere proprio il povero Giovanni. Un giorno poteva diventare cavaliere. Direi alla famiglia adesso. La famiglia dire. È morta da anni, quindi non ci possiamo fare niente. Allora, gli anni di Giovanni. Mancano loro. Che spareranno al Dreadnought senza motivo. Senza nessun motivo! Ciao! Allora, smitragliatrice, sparosa, 18 pollici, direi che siamo solo in gittata lunga, quindi 3 colpi a forza 5. Questo programma è stato presentato da Tonno Barzotto, il tonno del Capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere i peli. Parola del Capitano Pita. Tonno Barzotto, il tonno del Capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto
e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa... Crusader o Assault? Allora, io preferisco sempre la Crusader. Sono tre dentro. Perché c'è dentro i neofiti, quindi quattro, puoi creare quattro. La mega squadra gigantesca. Facciamo cinque, facciamo sei, facciamo sei. Sei dentro. Forza 5. Sul Dreadnought? No? Sì. R8. Al 5. Al 5. No, neanche uno è entrato, purtroppamente. Direi che basta. Ok. Abbiamo fatto il nostro show e state. Perfetto! Adesso preparati a subire l'ira dei figli di Sigismund. Allora, movimento. Ah, dimenticavo. C'è lui. Questo è il primo modello dipinto da Balin. Oddio, Balin! È il Grot fortunato, anche in caso dovessi vincere, in realtà ho vinto io. Ah, ok, perché è il Grot, va bene, va bene. Se hai qualcosa da ridire lo puoi dire a Balin. No, no, ci mancherebbe, contro questa nulla si può, nulla si può dire. Tocca a me, allora, facciamo avanzare... Oh, ma questo effetto marmo è stupendo. Ti piace? È proprio bello, sì, sì, veramente bello. Sono dannato a farlo. Allora, 6 pollici, e questo lo mettiamo. Poi... Questi di quando muoveranno mai, sti qua? Ma penso che muovono tutti quanti di 6, sì. Tutti di 6, quindi 6. La 18, ok. Ok. Fase di fuoco. Ci sei? Sì, va di contesta. Allora, io sparo col mio termico. Non posso sparare a lui, giusto? Perché ha meno di 9 ferite. Esatto. Ok, allora sparerò perché non è l'unità più vicina. Sparo col termico del Dreadnought. 12 assalto 1. Dai che fallisci. Al? A B3. Al 3 o più. Ti prende. Forza 8. Loro hanno R5. Al 3. R5. Al 3. Preso. Meno 4 all'armatura e faccio... Meno 4 all'armatura, faccio di 6 danni. Ho save al 3, 1? Al 6, scusami. Ho il 2? Al 2, meno 4, al 6. Beccati sto 6! No! Peccato! Di 6! Una! Bolt no, c'ho bolt pistol, pistola 12, quindi ho... Pistola, niente, faccio un colpo a testa, quindi sono 1. Sono in cover? 2, penso di sì, 3, 4, 5, 6, 7, sono in 8, cover! 2, 3, 6 e 3, 9. Purché non sia una cover di Ligabue. Al 3 o più. Colpivi al 2. Ah? Colpivi al 2. No, la cover ti dà più. La cover così dà meno 1 a colpire. Ah, ok. Allora al 4. Pensavo che desse più 1 all'armatura. Forza 4. R5 al 5. R5 al 5. Il Dio Imperatore protegge! Due colpi a segno. Meno 1 al... Dov'è? Bolt pistol. No, bugia, non ti do niente, non ti do meno 1. No, scusami, heavy bolt pistol, cioè questa qua, meno 1. Al 3. Salvato. Poi, ti sparo una termicata sua, sempre sui megacapi. Sono sempre in cover. Quindi sono un armadio di 4 ante dietro al un tubo. 2, al 3. Preso.
Forza 8. Al 5, 5 al 3. Al 3. Sì. Un di 6 di... Ah no, sempre meno 4. Al 6. E sempre di 6 ferite. 2. Quante ferite sono? Hanno 18 ferite a testa. Esagerato. 3 a testa, 1 a testa, d'acqua. Quindi 1 defunge. Questo qua. Miau. Ok, questo ha sparato, questo ha sparato, questo ha sparato. Lui, che ha la sua Bolt Pistol. Bolt Pistol. Bolt Pistol è qua. Entro 12, sparerà sugli orchi. A forza 4. Quindi a... al 3, non sei in copertura. No, direi proprio di no. Colpito. Forza 4, R4 immagino. R5. Quel coso lì c'è R5. La squadra, sì. Ragazzi, sono archi. Ci crescono a pane e cazzotti. R5. Ok. Va bene, mai convinto, mai convinto. Quindi al 5. Niente, non ti ho preso. Yuhu! Va bene. È giunto il momento di fare le cose per bene. Fase di assalto. Perché io ho soltanto mosso con tutto, ti faccio l'assalto. Quindi il mio deve fare 7, giusto? Binato. Come funziona questo ostacolo qua? Non mi dà problemi sul movimento? Tiri al 6, inciampi e muori. Madonna. Beh, allora lui deve tirare 7, va su quello lì. Loro vorrebbero andare qua. E il mio campione, il campione dell'imperatore, vogliono attaccare quella mob di orchi. Perché siamo coraggiosi. 10. Quindi, misuriamo. Come diciamo su 7? Oh, 6. Sì, 7 anche qua. Vedi, 7. 7 anche qua. E 7 anche qua. Posso abbinare il tiro di dado se non mi piace. Quindi, al 7. Mi sa che non ti piace. Non mi piace. Tiralo là, che magari lo vede anche. Sì. Biniamolo qua. 7. Onesto di onestà e giustizia. Wow. Ha fatto WOG. È un alleato. Ha detto WOG. Ha palesemente detto WOG. Il campione dell'imperatore. C'è un arco lì dentro. Adesso gli picchio malissimo. Però non ci passo con lo stendardo, quindi potrei avere delle difficoltà. Qua c'è anche il Goblin di Balin. No, il Goblin di Balin è salvo per questa partita. Ma sei tu che hai dei problemi. Lui al 7. No. Non mi piace. No. Ci riproviamo. Fortuna che puoi binare. Madonna mia, l'ho presa apposta. 7, 1, 6, 2, 8. Poi, questo 7. Ma che buco del culo ce la fai? No, beh, perché poteva binare, eh? No, questo è naturale. Però a quest'ora era ancora sulla 4, sulla salaria. E vediamo quanto fanno loro. Loro farebbero 7. Boh, 7 pollici. No, poi mi devo ammassare, giusto? 3 pollici di ammassamento. Allora, ci arrivo con un 7. Sì. E qua, vabbè, mi ammasserò dopo. Possiamo toglierlo questo coso? E vuoi privarti dell'estetica? E cosa fai? Te ne privi? 7. Ok. Giù mazzate! Allora, devo attaccare io con tutte quante le mie unità, giusto? Quindi, sto robo qua. Ah, ma io cambiavo anche... Io ho la dottrina della spada attiva. Dottrina d'assalto. Ciao! Ok. Niente, io ho meno uno ai miei colpi di arma da mischia, quindi, ok. Meno uno ai tuoi tiri per colpire. No, do come se stessi rend meno uno. Allora, iniziamo dal mio Dreadnought. È un soldo. Il mio non Dreadnought. È un soldo al paesiello. Allora, io ho 4 attacchi. Vai, Pais! Allora, ho 4 attacchi. Dove, chi, quando, perché? Il Dreadnought sul tuo generale. Chi siete? Io ho il maglio... Allora, vogliamo io resisto e tiro, tanto non puoi. Allora, io te ne faccio 3
con l'arma da mischia del corazzato, dove ripeto gli uno, e uno col martello sismico. Allora, questi qui ripeto l'uno, colpisco al 3 e ripeto l'uno. Non serve. Questo invece colpisco al 4 perché sottraggo uno dal tiro. No. Allora, tre attacchi. Ho forza 12. Ho forza 12, tu hai R6. R6 al 2. Ok, do meno 3 all'armatura e sono 3 danni ognuno. Allora, io ho un'invulnerabilità al 4, okay, e di mezzo i danni che mi puoi fare. Ok, quindi salvi al 4. 2, ti arrivano 3 danni, diventi in eccesso difetto. Si dimezza in difetto, quindi uno solo. Due dadi, due danni, ok. Allora, adesso io con due punti comando potrei interromperti la sequenza d'attacco, giusto? Sì, non funziona che attaccano tutte le unità, no, può farlo. Così direi che attacco prima con i mega capri prima che me li fai fuori del tutto. Va bene. Quindi, okay, ci sono in tutto 8 attacchi, ma essendo la sega assassina particolarmente grossa, ho meno uno a colpire. Quindi colpisco comunque al 3. Ok. Are you ready? Madonna, che scandalo! Che bravo! Che schifo! Ben due colpi, ragazzi. È destino, ragazzi. Due colpi, che scandalo, ragazzi. Scandalo al sole. Forza 10. Beh, al 2. Ok. Allora, aspetta, quanti 6 c'erano? 1. Allora, ogni 6 ho un tiro per colpire in più. Ok. 3 dentro, colpino meno 4. Colpino o ferire? Per colpire. E l'ordine di ferirmi. Sì, sì, era questo. Il 6 l'ho tirato. Ok. Tre colpi. Sono 3 colpi con meno 4 a tiro armatura. Meno 4 a tiro armatura, vado di invulnerabile al 5. Li assegno ai neofiti, ovviamente. Certo, come al solito. Ma andiamo avanti quelli piccoli. Quanti danni fanno a di testa? Di 3 a cranio. Ok, allora vai sul primo. Morto. State. Ok, allora io ammasso, giusto? Posso fare questa cosa? Beh, sposta il tubo adesso. Posso spostare il tubo? Riesci a ammassare, sì, sì, dai. Allora, io c'ho. Tutti quanti hanno la spada e la cosa là. A start Strength World. Meno 1, quindi do meno 2. Un attacco io c'ho. Due attacchi. Tre attacchi, quindi sono 3, 6, 9, 12 attacchi. 15 attacchi. Colbinato l'1 e lui lo facciamo a parte. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 attacchi. 15 attacchi al 3 binato l'1. Sì, tanto poi dopo attacco comunque prima io, non puoi bloccarmi di nuovo un'iniziativa. C'è un 1. Io non è colpa mia, io ve lo dico da prima, che sono tutti dentro. Ma dei pesati da di prima? Sono quelli nuovi dei Templari. Beh, il pacchetto era già aperto. Mettere il piombino è un attimo, eh. Vedi che ha fatto 1. Allora, poi ho forza 4. Ho forza 4 meno 2 a rend. Bravo. Tu hai R5. Quindi ti prendo al 5. Vedi che me l'hai chiamato? Bravo, bravo, bravo. 1. 1. Bravo, bravo. Meno 2 a rend. No, perché gli ho ripiombati poi. Ah, subito, mentre non guardavo. 1 meno 2 a rend, ti devo fare il Sword Brother. C'ha 3 attacchi di suo. Colpisce al 3 e c'ha la Power Sword, ok. Power Sword. Meno 3, più 1 la forza. Ok. Quindi, 3 attacchi al 3, binato lasso. C'è la miseria. Forza 5. Quindi prendo 5 al 4. Sì. Meno 3 alla... Quindi vado al 5. Al 5 quanti danni fai? 1.
E invece... Wog! Che bravo che sei! L'ho preso con questo capezzolo qua. Bravo! Tain. Poi, il campione dell'imperatore, che ci guida e ci protegge, Black Sword. Ciò. Allora, parry each time a melee attack. Ok, ti devo dare meno uno. Oliver, Martial Superiority. Gira la telecamera. Umbe. Baciami. Allora, ragazzi. Oh, cazzo. E com'è che diceva quella? È il Plasil e il Dolol. Il Plasil e Dolol. Del Dolol c'è il Plasil. Cosa stai facendo? Troppo Dolol. Sto facendo. Allora, io ho 5 attacchi. Sì. 5. Poi, cosa posso fare? Ma contro un carattere, con un personaggio, non ci sono personaggi. C'è un personaggio lì dentro? Cribbio. Allora attacco il tuo personaggio. No, c'è Snacka che è proprio un personaggio. Fa sempre delle scoregge con le ascelle. Minchia, ci fa ridere tutti. No, non ci sono personaggi. Ok, non ci sono personaggi. Quindi sono 5 attacchi. Al 2. Non so se posso abbinare l'asso, ma chi se ne frega. Perché è tutto a posto. Poi 3, 4, 5. Abbiamo detto forza per... No, questo qui. Più 3, meno 3, 2 danni. Quindi più 3 alla forza, o forza 4, o forza 7. R5. Forza 3, 5 al 3. No! Due soli. Due dentro, meno 3 all'armatura e fanno 2 danni l'uno. Mi rimangio felice. Allora, aspettate che devo prendere il mio capitano. Tenente, capitano. Ok. Il mio capitano, 4 attacchi, non può... No. Riti di battaglia, unità base di capitolo. Al 2. Ok, però ne ho tirati 5. Ah, uno si distrae un attimo. Scusate. Rassone. Ok. Al 2. Sono 4 attacchi con la lama reliquia più 3 al 7. Al 3. Meno 3 e 3 danni, credo. Adesso lo guardiamo. 3 danni? Mi pare di sì. Sì, sì, ci credo. No, io no. No, sono facendo 2 danni. Più 3. Rassone. Ho capito. Uno è libero apposta. Quindi più 3, però... Ma che quello lei come Age of Sigmar, ne vuole comunque 3. Al 3. Guarda, partire canna! Due morti. Ma tu prima quanti danni hai fatto? Cosa? Quanti danni facevi a... 2. Ed è entrato uno? Cosa? No, 2. Hanno 2 ferite l'uno, giusto? No, una. Però comunque... Ma tanto non passano, quindi... Ok, altri 2 morti. Ti rispondo... Posso picchiare con adesso gli orchi. Adesso mi puoi picchiare con tutti. Allora, con questi qua hai già attaccato, devi combattere con lui e con lui. E con loro. Allora, si ammassa sempre di 3 pollicini, sì, giusto? Sì, vai. Ok. Allora, ne mettiamo 2 su di lui. Vabbè, sì, per forza. Quello con la mazza sta lì al centro a grattarsi la ciola. Allora, hanno più un... Allora c'è i 2 che sparano che fanno schifo al cazzo a picchiare. Come? Sono poco bravi nel picchiare. Poco performanti. Ci picchia, ci stiamo picchiando. Che ti perde? Che ti perde? Ma devono ancora arrivare i miei Terminator. Quindi fanno solo 2 attacchi a cranio. Però vanno sempre al 3 perché il capoguerra. Con chi? Questi qui su di allora, lui? I 2 con il fucilozzo che fanno schifo. 2 attacchi a cranio. Ok. Ogni 6 sono un attacco che entra in più. Sì. Cazzo, questo va a farli il capo. Forza 4. R4 a 4. Ah no, aspetta. Forza 4, R4 a 4. Non sono spacca fondamentalmente.
Sono ben 4 da salvare senza VP. 4 da salvare? Senza VP? Al 3. È un'entrata. Hai un teschietto da prestarmi, amico? Assolutamente Giugi. Sì. Grazie, com'è buono. Se no te ne presto anche due. No, facciamo, cominciamo con uno. Non è... Allora, sono 3 attacchi di Caponob. Perché non mi dà la chiera? Allora, queste sono di Kela e ti colpisco solo al 4 perché okay. È impreciso. Questi qua, questa è la Kela? Sì. Questi sono 2 in più. Ok. Che entrano. Dunque, forza per 2. Al 3. Vado a forza 8. Allora al 2. Tutti dentro. Minchia. È la Kela, eh? Aspetta, VP meno 3. Vabbè, salvo il 4 di... Sono 4? Sono sì. 4? 4 al 4 di invulnerabile. Quante ferite hai? 5, adesso 4. No! Oh, dove è andato? Sempre danni a cranio. Ma no! Povero il mio maresciallo! Fuori dal mio territorio! Maledetto, sono fregato! Con quel ridicolo arco che ti porti indietro dall'inizio della partita! È inciampato nell'arco. Pove nell'angolo col migliolino. No! No! Uoh! Guardalo qua, maledetto, ma le sarà vendicato! Snip, snip! Ok, e gli altri 2 sono... Non è ancora finita! Sono 2 normali. Sì. Al 3. A 4, scusa, mi aveva dato un cambia niente. In più, ok, uno in più comunque. Sì. E a forza 4. Al 4. Al 4. Uno solo. Uno. Senza VP. Senza VP. Salvo il 2. Salvato. L'altro invece ne ha 3. Con lo spacca. Sì. Sempre al 4. Al 4. Però entrano comunque. E al 4. 2 dentro, meno 1 di range. Meno 1 di range al 3. E ne trovo anche uno a spregio! Senza nessun motivo valido! Ok! Allora, test di disciplina, immagino. Test di disciplina, sì! Allora, io c'ho una regola speciale degli Space Marine, credo. Che ne muoiono di più! No, perché sono fighissimi, siccome i miei sono fighissimi, schede tecniche, angeli della morte. Ogni volta nel logorio ignora qualsiasi modificatore, anche tutti. Ne ho persi 4. 6 e 4, 10. Quindi sono 4 che scappano? No, ne muore sempre solamente uno. Supero il mio valore di disciplina, che è 8. Quindi ne muore uno. E gli altri dovrei fare un test. Ah, ok, al 6 scappano. 4, 5, no, all'1. All'1. 3. 3, 4, 5. E un altro ci lascia. Paura, Lascia la miseria. Però non lo so, io. Ed essi non conosceranno la paura, come funziona? Che cazzo ne sono? Vabbè, è così. Ma che cazzo? va bene, è così. Ed essi non conosceranno il regolamento. E tu devi farlo lì. Ok. Disciplina? Disciplina è infima. Al 7, perché c'è il capo. Quindi. 4 e 3, 7. Pari. Pulito. Loro, ne è morto uno. Al 7. 5 e 1, 6. Stanno. Okay. Wog! Questo è non conoscere la paura. Torno tuo. Wog! Allora, io dichiaro la... Wog! Che cosa fa? Non lo so. Però l'abbiamo dichiarata. Posso dichiararla e quindi la dichiaro. Ah, ma aspetta! Che è stato? Devo ancora picchiare il capo! Minchia! Attacca, va, 10, 10! E nessuno mi dice niente! Ma io non lo so! Ma non lo so! Aspetta, io vado, perché aspetta. Non mi hai avvisato?
io devo guidare. Ancora picchiare col capo. Dovresti arrivarci da solo. Allora, io aggiungo uno la caratteristica forza attacchi del mio generale. Primo. Ok. Più due attacchi e più uno la forza. Perché? Perché sono un capogoff che ha la cultura, la ragione ed è il più forte, cioè io. Vabbè, al 2. Ok. Ok, ogni 6 è un attacco che entra in più. Ok. Quindi entrano altri 2. E forza? Allora, forza abbiamo detto, spacca grosso, più 3, più 4 perché sono un capogoff. Per cui in tutto vado a 10. Io ho forza R8, quindi al 3. Sono 3, 6 che entrano. Ok. Questa mattina siamo arrivati alle 10. 2, 6 che entrano. 6. VP meno 3. VP meno 3. Io ho 3 al 6, salvo il 5 di invulnerabile. Per l'imperatore! Sono 1, 2, 3, 4. 4. 2 danni all'1, quindi 8 in tutto. 2 danni all'1, ma io tolgo un danno a ogni... Quindi sono 4 danni. Ok. 4 danni e... Dovere eterno, niente, ho ancora 4 ferite. Adesso posso... Vuoi dire schietti? No, no, beh, metto il numero. Adesso posso dichiarare la... Wow! Ok. Ma vieni, Alan, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. No. Vieni dentro questo battle qua, report. Dai, stiamo facendo un battle report, dai. Alan D'Amico, signore e signori. Alan D'Amico. La telecamera mi vede? No, in questo momento no, scusa. No, no. Abbiamo Alan D'Amico. Abbiamo Alan D'Amico. Ciao Alan D'Amico. È vero, se lo tocchi non scompare. Sono vero, sul serio. Fai un pronostico, chi vincerà questa partita? Sono Templari Neri contro Orchi. Wog. Non c'è. Sono poche croci, quindi io... Come ci sono poche croci? Sono tutte croci. High five del... No, detto la cosa no, giusta. Ragazzi, yeah. Perché no? Ti fate per i Templari Neri, perché hanno il sangue di Sigismund e noi non ci arrendiamo mai. Ora lo versiamo questo sangue di Sigismund. All'intrate. A dopo. No. Ciao. Allora. Aiuta, aiuta. Niente, non è che c'è molto da fare. Sposto e carico. Sposto volendo anche, potrei pure, ma no, è inutile, facciamo fuori quel tizio lì, ma già che posso correre tanto con lui non devo, lui corre pure, tanto può caricare uguale di 9. E. Le moto. Poveri templari neri, che cosa brutta. E dichiarare una carica sul tuo campione dell'imperatore senza nessun motivo. Perché non lo, ma non lo vedi? Ma no, infatti. E allora niente, veniamo qua e massacriamo di botte sta gente. Poverini. Allora, tiro. Tiro, tiro, tiro. Capo, uno sparagrosso. Vale come pistola? No, vale come sparagrosso. E allora non puoi sparare. No, perché? Perché solo io ti posso, solo le pistole sparano in corpo a corpo. Solo io ti posso sparare. Va bene, va bene, va bene. Le armi pesanti posso sparare in corpo a corpo? No, nessuno. No. Zero, non posso sparare nessuno? Solo le pistole posso sparare. E rattagliatori? No, perché sono in corpo a corpo gli altri. Allora va bene, una, due, tre pistole. Ok. Ha! Paura, eh? La pistola mi puoi sparare. Al 5. 2 dentro. Forza 4, R4, al 4. 2 dentro, incredibile. Al 2. Salvo tutto. E a sto punto andiamo in carica. Che ok. Io mi sa che con quella, col cammino dell'imperatore attacco per primo comunque. Within engagement any character unit può fare prima per quella fase, no, niente. Tu non hai personaggi, no? Non sono personaggi. Allora, però quello che voglio fare è... Allora, carico con la latta. Ok.
Anch'io vino le cariche volendo. Vabbè, ma tanto ci arrivi qua, che voglio arrivare qua. Poi carico con le lattine. E? E carico pure con le moto, già che ci sono a sfregio. Via, adesso bisogna resistere. Guarda, non so se si nota la strategia, menali con tutto quello che hai. Prima si attacca chi per primo o attacca? No, solo con lui, ma dopo è un altro. E dopo le attaccano cariche. Prima quelli che hanno caricato. Ma io non sono entro sei da un personaggio, quindi a meno che questo non valga come personaggio. Allora, le tre latte, le tre scatolette hanno. Vanno al 4. Allora. Troppi! Via. E un 6 che è un attacco in più. Sì. Oh, forza. 1000. Allora, che la più 3, no, forza 8. Forza 8 al 2. Oh, cazzo, incredibile, il paratore protegge. Sono 3, 2, 5. 5, quanto mi dai? Meno 3 di penetrazione. Meno 3 di penetrazione, quindi salverò al 5. Salverò al 5 di mio tiro invulnerabile perché l'imperatore mi protegge. Ah, in realtà c'avevo anche una cosa sul 1-2, ma non mi ricordo che cosa faceva, però fa niente. Oh! Due salvati. Tre dentro, tre danni l'uno. Tre danni l'uno, quindi uno lo togliamo, due lo togliamo e tre lo togliamo. A questo punto, con due punti comando, spezzo l'iniziativa e faccio combattere il mio Dreadnought. Che a questo punto decide di picchiare e picchierà bruttissimo con i suoi quattro attacchi. Col martello sismico. Ma il tuo generale era? Ah? Eh? È lui. Ma quindi tecnicamente ho già vinto. Perché? Era ammazza il generale? No. Ah, ok. Era di Flavor. Non era ammazza il generale la missione, vabbè. Non esiste ammazza il generale. Andiamo avanti a picchiarci, no. Ci fosse un domani. Allora, attacco con tutti i miei quattro attacchi al 4 più sul tuo generale. Ammazza il generale messo. Non esiste ammazza il generale. No, ho capito all'inizio che fosse la missione ammazza il generale. Quattro attacchi al 4 più. È cambiata la missione. Ah, mi sembrava infatti che... No! Niente. Questo ragazzi è classe. Questa è classe, è classe. Segna! Questa è classe. Sono finite anche le urla. Vai, tocca a te. Che scandalo! Ah, devi attaccare con il resto delle unità, vabbè. Allora, picchiamo con... Beh, posso usare un tiro per binare anche un altro punto comando, che non l'ho usato prima. Ritiro un dado, voglio picchiare qualcuno! Basta! Io devo giocare a biglie. Aiazzi, non lo so! Asso. Perché? A biglie devo giocare. Allora, vediamo cosa fa di bello il Dreddy. Finalmente è arrivato in corpo a corpo. Allora, sono tre attacchi più quattro che della scatola. Sette attacchi in tutto. Vai! Adesso sarò aperto come una lattina. Tutti morti? Questi qua devono ancora entrare. Entreranno nel mio prossimo turno. Anzi, prima fammi attaccare con il capoguerra. Quante ferite aveva ancora? Altre quattro, sì, fammi attaccare col capoguerra. Che al momento ha la bellezza di più tre attacchi. Fammi fare il gesto eroico con il capoguerra. Che andava 7 più 2, 8 attacchi. 3, 6 e 2, 8. Al 2. L'imperatore ci protegge! L'imperatore ci protegge! Grandissimi! Forza, abbiamo detto 800, perché andiamo 10. Forza 10, R8 al 3. 4? 4 VP meno 3. Salvo al 5 di invulnerabile. Wow!
due danni. Un danno, perché tolgo uno. Giusto. Boom. E allora ti becchi la scatola. 10, che aspetto pure la scatola, ti picchio come un disgraziato. Non me l'aspettavo. Abbiamo detto 7 attacchi di scatola. 3, 6 e 1, 7. Al 3. Aspetta, più 1, 8. Sì, perché più una lasciamo in wog. Bomba! Questa fa male, questa fa male. Per il 6. Allora, abbiamo forza. 10. Per cui forza 10 a 3. Vabbè. 3, 6, 7. 3, 6 e 7. VP? Sì. VP meno 3. Meno 3, salvo sempre al 5. Boom! L'imperatore protegge, ma non così tanto. Danni 3, quindi vanno a 2. 2 danni, 2, guarda, boom, esplode. Esplodo. Questo è un camminatore, questo è un camminatore. Prima di Rimo, col 6 esplode. E tutte le unità subiscono una ferita mortale. Faccio male anch'io. Esplodi! No, non esplodi. Povero Pax Day! Pax Day! Povero poverino! Poverino! Pax Day! Va bene. Ha fatto la fine che ha fatto. Devi attaccare. Ti becchi pure 3 motociclette in IORS. Sono... 3 attacchi motociclista che vanno a 6 attacchi. Vanno al 3. Sì. E non attacco più per il 6. Sì. E la forza penso che sia 4. Al 4. 2. Meno 1 di rend. Meno 1 di rend, salvo al 4. No. 2 danni. 2 danni morto. Su di lui? Sì. Ok. Motocicletta, ok, è andata. Io attacco il campione dell'imperatore. Sì. 2, 4, 5 attacchi. Va di contessa. Al 2. Che pizza. Abinormal. Sono 3. No, al 2 hai detto. Al 2. Ah, ok, scusami. Sì, 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 sì. Ho visto forza. Che pensavo siano quelli che avevi tolto. Forza. 4 più 3. 7. Forza 7, quindi... 5, al 3. Al 3. Quanti danni? Due danni a testa. Due morti. Ah no, un morto. No, un morto, perché tu allocchi e... Esatto. Ed è un morto solo. E io ammasso. Il campione dell'imperatore è stato circondato. Lo uccideranno male. Bah, vediamo. Però i miei Terminator potrebbero sono ancora salvare la situazione. I loro 3. Tanto sono rimasti soltanto in vita quelli con le armi merdose, quindi sono 3 per 3, 9, 3, 6, 9, che vanno al 3, al meno 4. 1 al 4 perché sei sono sfuggente. Figo. Allora, via, via, ma ho tirato 2, 6, quindi 2 rientrano. E, scusa, niente. Forza 4 e R4, giusto? Al 4. Arriveranno all'inizio del mio secondo turno, se ci sarà. 3, 2, 5. 5. Rend? Rend 0. Al 2. Una feritina. Poi abbiamo... Posso avere un... Un teschietto? Sì. 4 attacchi di spacca normale. Sempre al 4. Madonna! Altri 2. Questa è la chela? Allora, ti va bene che era lo spacca normale. Ok. E al 4. Sono soltanto 2. 2 con meno 1 di rendita. Che salvo al 3. Niente. Di giustizia. E sono 3 più 1, 4, giusto? Sì. 4 di spacca. Di Ikea. Di Ikea. Questi però vanno a 5. 5. Minchia! 4 dentro! Abinormal, signori! Ammazza che mazza! Akela che Akela. Forza sto giro è 800. Forza 8. Forza 8 al 2. Aia, sono 4. E con VP... Meno 3. Meno 3, uso il mio invulnerabile al 4.
Ne entrano ben tre da 2 danni. Oh! Povero campione dell'imperatore, ma fine del mio turno di movimento, calano giù come dal cielo su fulmini di fuoco i miei templari neri. Vediamo se scappa un orco. Ma che cazzo di fulmini hai visto? No. Cioè, allora, dove li mandiamo però a rompere le scatole? Li mandiamo. Qua, c'è un buco qua al centro. Non ci posso, devo arrivare entro 9 da te, devo arrivare. Ehi ragazzi, attacchiamoli. Ok, arrivo lì, pronto a dichiarare la carica. E a fallirla nel nome dell'imperatore. Bam, 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 bam. Aspetta, aspetta. Ci tiene lui. Sorridi, dai, sorridi. E adesso caricheranno per il nome dell'imperatore, per la giustizia. A quanto sei, Al 9 binato. Al 9 binato? Vai, beh. Vai! No. Devi dire wog. Ho detto vai! Vai! Sì. Sì. Arrivano! Pam, 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 pam. Due attacchi a testa e uno perché, vabbè, due attacchi a testa. No, sono tutti uguali, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 11 attacchi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Al 4. Non sia mai che... Il piombino. Guarda quanti pegli ho! Sì! Ok. Forza 8. R avranno 6, credo, sarà il 3. No, R5. Comunque sempre al 3. Al 3. Hanno preso le botte. Hanno preso gli schiavi. Al 3! No, 3! Allora, meno 3 di, no, meno 2 di VP e 3 danni l'1. Quindi salvo al 5. 3. 3. Aia. 9 danni. 9 danni. Loro sono ramshackled. Sgangherato, sì. Prendiamo un danno in meno ogni volta che mi fai un danno. Quindi sono. Sei danni e una scatola morta. Una scatola morta e chi moriamo? Moriamo te. Kaboom! Boom. E un altro nastro. No, deve morire tutta la squadra. Oddio, se vuoi al 6 o più potrebbe accadere. Assolutamente no. Va bene, 10. Okay. Perché adesso è il momento in cui si forgiano gli eroi. Nick. Ma ti va bene che morto la lattina fanno un attacco in meno a cranio. Ma sono comunque 4 attacchi a cranio perché siamo in wog. Yeah. 4. Not bene. Forza! Blablabla. 7. Al 3. 2. DP meno dry. Meno 3. Salvo al 4. 2 al 4. 1. 3 danni. 3 danni e 1 ci lascia. Chiamano Malvino. Questo programma è stato presentato da Pendolino del Mac. Prevedi il tuo futuro con il Pendolino del Mac. Impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il Pendolino del Mac. Solo col Pendolino del Mac avrai in omaggio una girella. Prevedi il tuo futuro con il Pendolino del Mac. Impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il Pendolino del Mac. Cose buffe. Cosa stiamo facendo? Basta. Tocca a me. Dobbiamo fare il tiro. Il tiro? Il tiro della disciplina. È la stessa traversata in con la
Ma infatti erano entrati dei colpi, no, è morto un coso. Hai ucciso un terminetto. No, è vero, devo fare il coso, hai ragione. Assoli. 3, 1, 4, sto. 1, allora, figurati, ci credono moltissimo. Allora, c'è sempre la WOG in atto. Perché? Quando dura la WOG? 2 turns. 2 turni! Il primo ma turno... Ma che sgravata, ma che... Il primo turno posso correre. Sgravatissimo! Ma io non ho paura. Bravo, ho infatti perché niente. Sembrava, all'inizio sembrava invece. Io non ho paura di niente. Importante. Affronterò la morte se devo morire con onore e tenendo alto l'onore del capitolo. Bene, bravo. Allora, il problema è questo, muretto. Allora, 5 pollici, si arriva qua. Sai che quasi quasi anche loro li mettiamo qua. Dovessero arrivare bene. Allora facciamo entrare in retro lei. È uno dei giochi preferiti di Balin. Ah, questo qua è il resto del tuo campione dell'imperatore. Poverino, sono tuoi però i... Allora, e... vediamo se arrivano anche le moto. Un derapato da dietro. Allora, arrivano fino a lì. Allora, la compagnia propone su Ale un caricone. 10. Allora, anch'io ce l'ho abbinato. Io ce l'ho abbinato. Qua siamo a 4 pollici. Col capoguerra. Comodo. Sciambola. Allora, ho tirato un 7, giusto? Siamo a 5 con i mega capi. No! Ah, binata! Pure dubbini! Sotto! Ho capito! Però scusate, loro sono templari neri più fighi, cioè binano tutto, anche loro, picchiano di più! Dovevi nascere verde, fratello! Signor Giovannino Workshop, non è possibile però fare così arriva la latta, avanti l'imperatore! Arriva la latta, attenzione, arriva la latta! Cioè, guarda! Nick! Abbini perché c'è la WAG attiva? No, abbinano di loro. Salute! Bello, 5, dovrebbero arrivare anche loro. Dove si arriva pure le moto? No. Baby! Beh, basta giusto lui con la chela. Ok. Cariche per prima, facciamo la lattina. Erano 4, 3, 7, 1, 8. Come faccio a fare 8 attacchi? Cioè, che cattiveria è? È una lattina assassina. Ma che cattiveria è? Sono la piccola lattina assassina. Cioè, allora, via. 2 dentro per il 6. Forza, boh. Al 3? Sì, immagino di sì. Sono 3, 6, 1, 7. Di? Chile. Meno 3. Meno 3, salvo al 4. Boh! 2. 3 danni 1. 2 Terminator ci lascia. Ti interrompo l'iniziativa. Per l'ultima volta probabilmente. Ti faccio 5 attacchi. A questo punto io potrei attaccare il tuo capoguerra, giusto? Il tuo capoguerra come... cosa toglie? Toglie uno da ogni... no, di mezza e... Di mezza i danni che mi fai. No, attacco... La lattina assassina quante ferite c'ha? 8. Toglie qualcosa? No. Non toglie, non ah, di mezza sì, danni? Ah, sì, anche lei era un shackle. Sgangherata, sì, un danno. Toglie un danno dal numero di... No, attacco su quelli lì. Su chi? Su quelli lì non dovevo ancora attaccare. Al 4. Aia. E bino anche un dado.
tre. Tre, forza 8. Al 3. R5. Al 3. 2. Se sono 6 danni. Hai in quanto hai di rend? Meno 3. Meno 3, mi sa che vado al 6. Sì, al 6. No. Quanto? 4 danni. Quattro danni, tutto gli, contando gli... il meno 1? Io faccio 3 danni l'uno, farei 6 danni. 4 danni, ne muore un'altra. Crunch. Okay. Resta uno con una ferita. E adesso ci manca, chi ci manca? A chi tocca? L'ultima latta. Sono 4 attacchi. Sì. Al 4. Uno solo che però si svina. E penso che sia il 3, forza come sì, al solito. Sì, più di 4. Sì. Uno dentro con meno 3. Meno 3? Sì. Paro al 4. Templare protegge. Poi, due mega capi. Sono 3, 4 attacchi a testa, 5 attacchi a testa perché siamo in WOD. Quindi 3, 2, 5, 3, 2, 5. Hanno il capoguerra vicino, quindi hanno più da colpire. Ok. Ma sempre meno 1 perché hanno le armi ingombranti. Ok. Quindi vanno comunque al 3. Allora, guarda che schiora di 6. Shalami, 4. 4 in più. 1, 2, 3, 4. Porca sidella. Forza con le segone. 10. 10 sembra 3. No, 10 al 2. Salvami questi 3, 6, 9 colpi di sega assassina. 9 colpi. Rend? Rend meno 4. Salvo sempre al 4 di invulnerabile. Ok. Al 4 di invulnerabile. Per l'imperatore, per l'imperatore. Per l'imperatore! No, no. Quanti danni? Al 4 salvavi? Sì. 3 danni. Oh, no, di 3, di 3, di 3, di 3. No, 1. Ok. Capoguerra, capoguerra che fa cose. Capoguerra che fa cose. Quello è capoguerra. Mica. Adesso sto parando il mondo, sto parando. Allora, erano più tutto 8 attacchi anche lui. 3, 6 e 2, 8. Bang, bang, pesca proprio. Sì, sì, è meraviglioso. Esatto, il termine tecnico deve essere proprio quello. Al 2. Guarda quanti assi. Ma guarda quanti sei. 2. Forza. Immagino che sia... Allora, aveva più 1 in forza, per cui andava forza 8, forza 9, ma comunque al 3. Al... forza 9? Sì, al 3. Al 3. Quanto? Wog! Sono 3, 6, 2, 8. Forza. Abbiate no, di più meno 3. Eh? Meno 3. Meno 3, salvo il 4. Per l'imperatore che ci protegge! No. No. 4. Aia. No, 5. Ognuno sono 2 danni. 2, 4, 5, niente, andate. Wog! Poveri templari! Madre verde! Poveri templari! Bella huge! Grazie. Però i miei templari torneranno con un'altra crociata, perché domani, cari amici, domani voglio la rivincita contro huge. Quasi. Perché questa cosa dei mega generali galattici. Non voglio la rivincita, voglio la rivincita, non posso avere la rivincita contro huge. No. Va bene, però la storia non finisce qui. La facciamo in lo albergo. Stesso. Va bene, la facciamo in albergo. E voi non la potrete vedere, o meglio, potreste venire domani al Modena Play, magari ci venite a trovare o ci venite in a albergo. Sfidare. È un modo per invitare le galattiche amiche in albergo. In albergo sono le galattiche amiche. Quindi io ve lo sto dicendo, ve l'ho detto. No, io accetto anche i galattici amici. Vabbè, lui accetta. Allora, i galattici amici da Yuji, le galattiche amiche ci penso io. Va bene. Però potete venirci a trovare qui al Modena Play, allo stand B19, dove potete sfidarci con le vostre armate e potete sfidare i fantastici generali galattici. Solo se ci date una braccione. Però ci vuole un abbraccione. Grazie ragazzi per aver seguito questo primo Battle Report e mi raccomando, l'imperatore protegge sempre poco.
Mega Generali Galattici. Papà, sti qua sono proprio brutti? Sì. Ciao Mac. Questo programma è stato presentato da Smarmellatori Huge. Gli smarmellatori Huge sono i cotton fioc che usa Huge per smarmellare il colore olio. Vuoi anche tu smarmellare i colori olio sul corpo di Bob Moro? E allora prendi Smarmellatori Huge, i più grandi smarmellatori cotton fioc che esistono al mondo. Chiama ora l'800 600 800 e acquista Smarmellatori Huge.